Ciao ragazze, e questa volta vi faccio vedere i prodotti di Nidium, perché ho finito tante cose. Cioè, nel senso, mi sono data da fare, perché sono nella fase devo finirvi, per cui ho riempito la bustina. Allora, vi avevo detto che avevo comprato le maschere per il viso Montagne Jeunesse. Queste sono solo due, ne avevo prese tre, ancora la terza in frigo. Allora, una è una skin polisher, antistress, idratante con burro di karité e burro di cocco. Devo dire che questa qua è stata una cosa tremenda, perché mi ha letteralmente bruciato il viso, cioè nel senso che io dopo che l'ho applicata la seconda volta avevo tutta questa parte qua del naso e degli zigomi cioè rossa, sentivo la pelle che bruciava, che pulsava, e l'ho dovuta togliere immediatamente. L'ha provata il mio ragazzo, non gli è successo niente, quindi io questa qua non la ricomprerò sicuramente. Invece un'altra che ricomprerò è questa qua, che infatti me la sono bella scavata, ed è quella al cioccolato, che sa proprio di cioccolato, sulla pelle sembra di spalmarsi il cioccolato fuso Novi sulla faccia, o quello Lindt, quello che volete, proprio ha una sensazione proprio di qualcosa di vellutato sulla pelle, e poi quando puliamo il viso, a parte ci mettiamo una vita e mezza, e il viso è veramente morbido, la pelle ha qualcosa in più. E appunto è una maschera al cioccolato, vedrai la tua pelle idratata, rinnovata e più giovane. E devo dire che questa qua mi è piaciuta e la ricomprerò. Poi ho provato un campioncino di Bottega Verde ed è una crema viso giorno al miele. Proprio adesso doveva passare. E devo dire che non mi è piaciuta molto, perché l'ho trovata molto ma molto oleosa. E non credo che l'andrò a comprare, però come profumazione era ottima, l'unico che se è oleosa non, per la mia pelle non va affatto bene. Poi ho finito il gel borse di occhiaie di Bottega Verde, l'ho finito perché l'ho dovuto finire, scusate ma casca maglietta, e non vi ho già detto che questo qua mi ha fatto uscire una bollicina qua sotto, e per fortuna adesso se n'è andata, non fate caso all'amico qua sopra. E questo qua non lo ricomprerò sicuramente, perché mi ha dato questo problema ed è stato qualcosa di terrificante. Vorrei provare quello di Garnier, quello roll-on, ditemi voi cosa ne pensate di quello. E ho finito questo, finalmente. Poi lui non l'ho finito, ma praticamente è scaduto, ed è il lo riconoscete? È il lo stick, quello, l'ombretto in stick, il long lasting di Kiko. Questo almeno c'ha 4 anni, e quando ho provato ad applicarlo l'altra volta bruciava sull'occhio. Cioè, io non l'ho finito, ma un prodotto che mi brucia gli occhi, io personalmente non lo voglio utilizzare. Però comunque lui mi era piaciuto tantissimo, e questo qua era il numero 13, il viola, ma quando uscirono tanto tempo fa, ma mi dispiace tanto, ma non lo posso utilizzare, vorrei comprare quelli nuovi. Poi lui pure adesso mi dà dei problemi, cioè nel senso che è diventato tutto grumoso. Il profumo non è cambiato, mi è cambiata la consistenza, e io una cosa che ha cambiato consistenza sulle labbra non me la metto,
personalmente proprio non mi va di metterla. E mi dispiace perché comunque era anche mezzo pieno ed era il night balm di Kiko. Però niente. Un altro prodotto che ha cambiato consistenza e che ormai è diventato liquido, cioè è inutilizzabile, è l'eye base di Kiko, che ormai è diventato burro ed è diventato, cioè, ancora più oleoso, non si stende bene, cioè io lo stesso lo sto stendendo ancora sulla mano, ma non tiene più niente, va nelle pieghette, lo sapete, io lo odio, quindi è lui. Poi ho finito tante cose di Lush. Ho finato. Vabbè, questo non l'ho finito io, quindi non ve lo posso, non vi posso dire niente. Ho finito la maschera per il viso Terra Madre, che è una maschera per il viso con fango marocchino, burro di cacao e vaniglia, per pulire dolcemente ogni tipo di pelle. Ha un profumo godurioso e un effetto da urlo. Allora, il profumo fa schifo, ve lo dico, però devo dire che come risultato la pelle è più vellutata, più idratata, più sana, anche se sembra che ci siamo spalmati in faccia appunto del fango. Questa mi è piaciuta molto. Poi, naturalmente va tenuta in frigo. Poi, altra cosa che non ho finito io, ho finito Atollo, stavo volando la busta, ho finito Atollo 13, che è uno scrub per il corpo, con sale marino, ed era qualcosa di fantastico. Cioè, è finito, è caduta la busta, e c'erano 330 grammi di prodotto, e io l'ho finito in 3 mesi, sì. 3 mesi, un barattolone così da sola. E, appunto, è un gel doccia esfoliante, tonificante e rigenerante. Io sulla schiena, qua dietro sulle braccia, avevo dei puntini rossi e devo dire che utilizzando questi puntini se ne sono andati. Adesso che è finito, i puntini sono tornati. Quindi io lo devo andare a ricomprare, ma l'avrei comprato comunque perché lascia la pelle morbida, liscia. Lui non ha una gran profumazione, per cui io comunque passavo un altro sapone, però comunque se uno non vuole profumare, però, avete capito? Questo comunque è ottimo. Basta anche solo lui, perché è veramente qualcosa di fantastico. E poi ho finito il mio tonico per il viso, acqua di vita, quello da 100 grammi, che mi è durato una vita, ma veramente una vita. Adesso ho preso l'acqua di luna, quello grande da 250, mi durerà un anno e passa, perché questo qua io l'ho acquistato a gennaio, siamo a fine aprile e lui è finito. Poi comunque utilizzandolo mattina e sera comunque l'ho sfruttato e devo dire che mi è piaciuto molto ed è un tonico fresco e rivitalizzante come la rugiada del mattino. Risveglia e tonifica tutti i tipi di pelle, lenisce con l'aloe vera, con alghe ricche di preziose vitamine e minerali. Si può spruzzare direttamente sul viso per rinfrescarsi oppure appunto con un batuffolo di cotone per rimuovere i residui di detergente e il suo lavoro lo fa. E l'ho notato soprattutto da quando utilizzo il detergente per il viso Erba Libera che è verde, quindi passando questo il batuffolo io me lo ritrovo verde. Quindi lui è veramente ottimo. Certo, conviene prendere la versione grande, perché costa 10 euro la versione grande, questo costa 6, alla fine conviene più quella, però io l'ho acquistato questo giusto per provarlo,
devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Questi erano i prodotti finiti e niente. Iscrivetevi alla pagina Facebook perché io scrivo. Cioè vi dico, cioè, vi chiedo cosa fate, cosa fare. Non lo so, sto divagando proprio così, cioè, non c'ho niente da dirvi. Cioè, fa caldo, compatitemi. E niente, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.